All'interno dell'industria, poi, il ciclo non è nella produzione di tutto, è nella produzione di solo una parte dei beni industriali. I beni non durevoli hanno poca variabilità ciclica. Il ciclo lungo è tutto nella produzione dei beni durevoli. Il ciclo lungo industriale è un ciclo degli investimenti. No, questa è la prima conclusione, c'è questo ciclo lungo con periodi di crescita anni 80 e periodo giolittiano, dov'è la crescita? Nella produzione di beni di investimento. Il ciclo in Italia è un ciclo in sostanza di abbondanza dei capitali, il periodo in cui si investe di più non è l'investimento che crea pressione nei mercati finanziari e fa alzare i tassi di interesse, il contrario. I tassi di interesse scendono e direi dunque si investe di più. Da dove viene questa abbondanza di capitali? Sembra venire dall'estero. Viene dall'estero perché quando sono alti i deficit commerciali e alte le importazioni di capitali, la lira è forte, no? Per cui è l'offerta estera di capitali che fa lievitare la lira e dunque rendendo meno competitive le nostre merci crea il deficit commerciale. E questo ciclo di investimento che segue l'Italia è il ciclo comune dei paesi importatori di capitali, in sostanza i paesi nuovi, Stati Uniti, Argentina, Australia, tutti questi sono stati studiati, no? E l'Italia si comporta come loro. Si comporta come loro anche nel senso che se guardiamo a perché sono venuti questi capitali inglesi in Italia e in questi altri paesi, i capitali inglesi affluivano in questi paesi non quando i tassi di interesse nei paesi importatori di capitali erano alti, ma quando erano bassi. Questo vuol dire in sostanza che non era l'alto rendimento di questi paesi periferici che attirava il capitale, piuttosto il capitale ci andava quando gli inglesi si fidavano di più delle colonie. E se guardiamo l'andamento di questo premio, no, la differenza tra il tasso di interesse in questi paesi e in Inghilterra, vediamo che lo Stato italiano, il consolidato nostro, il titolo di Stato nostro, si comporta esattamente come i bonds delle ferrovie nordamericane, centroamericane. Insomma, lo Stato italiano è una ferrovia guatemalteca, mi piace dire. Il ciclo, mi sembra, quello sottostante ai mercati finanziari, è un, direi un banale ciclo di borsa come quelli che abbiamo avuto, no? Un picco nel 29, un picco nel 60, un picco nel 2000. Sono queste bolle grosse dove una generazione ci crede, ci perde, giura mai più, muore e quella successiva lo rifà. La crescita di lungo periodo. Per ora abbiamo solo spiegato il ciclo, no? Abbiamo detto il ciclo. No? Le accelerazioni e decelerazioni sembrano legate a questi umori dei risparmiatori inglesi, a questo grande ciclo di borsa. La crescita media, la crescita di lungo periodo, che ne è? Ma da un lato l'Italia cresce, no? Non tutti crescono, già crescere, industrializzarsi è un successo. Però quello che mi colpisce è in sostanza il fallimento della crescita italiana, quello che in Spagna chiamano il fracasso, una parola bellissima, no? Il fracasso dello sviluppo italiano. E credo sia importante perché di fatto le nostre pene del XX secolo io le collegherei alla nostra bassa crescita economica prima della prima guerra. Per cui credo importante capire, chiedersi perché è stata così debole la crescita dell'economia italiana. E visto che abbiamo uno Stato che fa politica economica, anche non facendo niente, è una politica economica. Quali sono le responsabilità dello Stato? Io proporrei una risposta che si riassume così. Ci sono tre grandi politiche economiche. Educazione, infrastrutture e dogane.
L'educazione, lo Stato si è mosso da un lato bene, no? In un paese largamente di analfabeti, nel 61 passa la scuola dell'obbligo, però solo quella, solo le elementari. Lo Stato non creò politecnici. Il Politecnico di Milano se lo fecero i milanesi. Andiamo avanti. Le infrastrutture. Questa è una storia strana. Lo Stato sussidiava la costruzione delle ferrovie, pesantemente. Lo Stato tassava l'uso delle ferrovie, pesantemente. No? Per cui lo Stato invece di poteva sussidiare di meno e tassare di meno, avremmo avuto una ferrovia che avremmo usata. Invece ne abbiamo avute due che non abbiamo usato perché la tassazione ovviamente faceva lievitare il prezzo per i consumatori. Per cui abbiamo fatto le ferrovie per non usarle. Allora, perché farle? Ma mi sembra la cosa più... Quali sono i beni di investimento, no? Gli investimenti che facciamo sperando di non usarli? Beh, le armi, ovviamente, no? Abbiamo tutto un arsenale, Dio ci protegga da doverlo usare. Per cui mi viene il sospetto che le grandi linee costruite in fretta e in furia dopo l'unità, no? Lungo la penisola, lungo l'Adriatico, fossero in sostanza non per unificare il mercato nazionale, ma per unificare l'eventuale teatro di operazioni, sì, in sostanza per spostare le truppe all'interno del paese. Poi ci fu una seconda ondata negli anni Ottanta, e qui siamo in regime di bassa politica, questi sembrano spesso favori fatti ai deputati, ovviamente il favore è la costruzione, no? Perché la gente ci guadagna costruendola. Poi, anche se nessuno la usa, che ci importa? Questo lo vediamo, non scendo all'aneddotica locale, ma insomma, ho visto io, dove vivo io, un grande parcheggio costruito a spesa pubblica, mai usato perché non avevano progettato le porte, credo, non lo so, qualcosa di simile. Però non da scandalo, no? Perché intanto ci siamo arricchiti costruendolo. Andiamo avanti. Le dogane. E questo è una cosa assai controversa. Non i fatti, no? L'Italia è nata seguendo la politica liberista del Cavour. Poi c'è la svolta con la sinistra al potere nel 78. Si aumentano ancora i dazi nell'87, continuano a aumentare soprattutto sul grano e lo zucchero. Fino al 95. Allo stesso tempo voleva fare il paese grande potenza con le colonie. Insomma, o una cosa o l'altra. Le due cose si sposano malissimo. No? L'autarchia e l'elogio della guerra del fascismo, contraddizione, la stessa contraddizione portata allo spasimo. Pensate agli orologi, no? Gli svizzeri si sono inventati l'orologeria, hanno deciso a tavolino, no? Noi siamo stufi di andare a fare le guardie del Papa, vogliamo vivere a casa nostra, ma per vivere a casa nostra e pagarci quello che ci serve dobbiamo importare dall'estero, dobbiamo sviluppare qualcosa che possiamo esportare da questo paese di montagna, non abbiamo la prateria con i trasporti facili, col canale, il fiume. E hanno detto l'orologio. L'orologio è un bene di alto valore al chilo, per cui si trasporta facilmente e l'orologio lo possiamo esportare da qui. Ma l'orologio lo facevano gli svizzeri perché sapevano farlo. No? Nel 500 la massima industria dell'Europa era quella italiana. Ma noi lavoravamo tessuti inglesi con colori e mordenti del Medio Oriente. E perché tutta questa lavorazione si faceva in Italia? Perché eravamo bravi noi, avevamo i segreti dell'arte che nessun altro aveva. E questo vale in sostanza sempre per l'industria avanzata. Va dove c'è il sapere. Se lo Stato avesse fatto politecnici buoni, con un buon supporto di educazione secondaria tecnica, con borse di studio,
così anche il genietto nato male può andare avanti. Avremmo avuto uno sviluppo più rapido e meno squilibrato. Per cui in questo senso, se vogliamo, il divario regionale è legato al fracasso nazionale, il fatto che ci siamo sviluppati ben di meno, in particolare dei tedeschi. Aggiungo, perché c'è tutto sto dibattito, chi era davanti, chi era indietro all'unità, mi sembra una domanda senza importanza, per due motivi. Uno è che secondo me c'è sentiero dipendenza nella storia, siamo condizionati nella cultura, nelle istituzioni, lo vediamo, no? I nostri difetti atavici, non riusciamo a toglierceli di dosso. Ma per quanto riguarda l'attività economica, l'economia reale per me si capisce meglio come capiamo i mercati finanziari, no? Il mercato finanziario allo spasimo, in ogni attimo il mercato in equilibrio. L'economia reale non in ogni attimo, ma nel giro di un tempo brevissimo per me arriva all'equilibrio. No, in sostanza il modo che ho di esprimere questa cosa è che le risorse sono mobili. Dunque si produce in Italia non quello che possiamo produrre, ma quello che conviene produrre in Italia. Se non conviene gli italiani se ne vanno, se conviene arrivano da fuori. E arriva da fuori anche la tecnologia. No? Ce lo insegna il calcio. Noi non abbiamo il Genova. Noi abbiamo il Genova Football and Cricket Club, creato dagli inglesi, dai tecnici inglesi che erano venuti portatori di tecnologia avanzata. Torniamo alla questione dello Stato. Che ne è? L'educazione. La scuola d'obbligo ha giovato soprattutto al Sud, no? Perché al Nord già si leggicchiava e si scrivevicchiava, il Sud era ancora in condizioni paurose. Però, come abbiamo visto, il Sud in particolare avrebbe tratto beneficio dall'educazione tecnica che lo Stato non ha sviluppato. Anche in tema delle infrastrutture, all'unità le ferrovie che c'erano erano in sostanza al nord, no? Un po' in Toscana, ancora meno in Italia, 2 chilometri a Napoli. Per cui le infrastrutture, lo Stato nazionale ha costruito, per me ha fatto crescere la rete infrastrutture di più al sud che al nord. Però rimane il fatto che poi ci sono state tutte infrastrutture che abbiamo visto poco utilizzate. Il discorso delle dogane è un po' più complesso. No? Il dazio sul grano ha favorito i produttori di grano che si trovano sia al nord che al sud, danneggiando però le industrie esportatrici, le attività esportatrici. Questa agricoltura specializzata che c'era sia al nord con la seta, sia al sud col vino e con gli agrumi. La differenza tra nord e sud è che al nord, anche se non tirava perché ammazzata dal protezionismo, l'agricoltura specializzata, comunque c'era l'industria, c'erano le fabbriche, perché c'era l'acqua. Nel sud, assenti politecnici, non c'era alternativa all'agricoltura specializzata.